Ladies and gentlemen, pensate che le Build Battle non sarebbero mai più tornate? Chi l'ha detto? Quando mai è stata pronunciata quella frase? Io mi sono solamente lamentato che le votazioni non erano proprio coerenti con le strutture che vedevamo nelle costruzioni. Mi raccomando, se vi siete persi l'episodio precedente lo trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e io vi auguro una buona visione. E eccoci qua, finalmente pronti per una nuova Build Battle in solo, in solo. Un po' scarne le lobby delle Build Battle, Qui qualcuno deve fare qualcosa. Ehi, c'è uno con la skin di Joker. Bellissima. Vediamo un po'. Il primo round, o un robot o un drill, uno scavatore, quindi un acquario, un cowboy, un cartone. Acquario? Come la serie vanilla, raga? Acquario, ci divertiamo, Forza, acquario, sì! Fidatevi che qua non mi batte nessuno. Prendiamo il quarzo, prendiamo questo. Fidatevi, un pezzo per volta. Iniziamo per l'appunto dal bordo del nostro acquario. Facciamo una cosa del genere. Molto bene. Ma stavolta non mi fregheranno, Tranquilli, no? Non sbagliamo. Ehi, no. No, 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 no. Ci siamo capiti? Ottimo, adesso ci serve del glass. Prendiamo bianco, sì, bianco va benissimo. Aspetta, 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 che prima dobbiamo fare il pavimento qua, fondamentale. Ancora abbiamo 4 minuti di tempo, quindi non vi preoccupate. Dovremmo essere proprio sereni per ora. Non so però se ci sono le bucket of fish qua. Dovremmo controllare. Molto semplicemente adesso dovremo fare il contenitore dell'acqua, che poi andremo a posizionare al piano di sopra. Spero solamente di fare in tempo, perché in realtà dobbiamo essere molto più veloci. Ed essere un acquario, mica un bicchiere, oh! Siamo praticamente a metà del tempo. Spero di non aver commesso un grave errore a farlo così, In realtà abbiamo scelto una proporzione piuttosto grande. Go hard or go home, giusto? Voi direte, ma sarà complicatissimo riempirlo d'acqua. Ma va, raga, figuratevi. Riempirlo d'acqua è facilissimo. Il problema adesso è fare le pareti. Con la musichetta del signore. Lì sono gasatissimo però, Vai, vai, vai. Secondo me può bastare a livello di altezza. Basta, 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 basta. Fondamentale adesso, glowstone lamp. Le mettiamo negli angoli sicuramente. Così. No, è vero, è vero, è vero. Calmi, calmi, sto facendo un errore. Dobbiamo prima mettere tutta quanta. Oh mio Dio. Calmo, ste, calmo, calmo, calmo. Andrà tutto bene. 1 minuto e 20? Sufficiente, ha voglia. Calmo, ste, calmo, calmo. Va tutto bene. La sabbia non è soggetta a gravità qua, Meno male. We can do this, we can do this, we can do this. Non ci sono i pesci, abbiamo un problema. Va bene, va bene, va bene, la risolviamo. Ci siamo, lo giuro. 1 minuto, ma come 1 minuto? Non abbiamo neanche un pesce, non abbiamo neanche un acquario. No. Ecco perché non faccio più le build battle. Poi avrete la risposta. 50 secondi. Oh mio Dio. No, 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 che è successo? No, perché è così piccolo? No, 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 no. Cos'è successo? Non ci posso credere. E io cosa sto facendo qua? In teoria è il pesce. In teoria. Veloce, 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 veloce. No, magari non lo vedono, magari non lo vedono. Magari non lo vedono. Ok. Ho fatto una clessidra. Ok, le proporzioni come vedete fanno tutte un po' schifo. Che cos'è questa roba? Vedo che tutti hanno avuto attualmente un problema con l'acqua e il riempimento. Direi un poop, dai. Attualmente, attualmente. Piccolino, col pesce dentro. Probabilmente l'unico che l'ha finito si beccherà un ok. O il mio viene preso come una forma d'arte e magari vinciamo. Perché qua è cambiato tutto, È cambiato tutto. Cioè, vedete? Vasche di contenimento. Che cos'è questa cagata? Va bene che il mio è brutto, ma anche questo non scherza, Cioè, ci rendiamo conto? Cagate su cagate. Tutto quanto brutto per ora. Direi poop, se siamo d'accordo. Possiamo ancora vincere, come meno peggio. C'è ancora meno peggio. Perché ci sono dei polli dentro? No. No, per me no, Cioè, al massimo ti do ok. Ma cosa c'entrano? È qua una clessidra del tempo. È tutto metaforico, no? Mi piace l'idea. È figa, tutto sommato. Sa che non sono riuscito proprio a convincerli, Lui ha fatto un buon lavoro, se così si può considerare. Cioè, fa schifo. Ma tra tutti, capite, anche questo qui cosa ha fatto? Che cos'è? Un bicchiere d'acqua? Cioè, sì, ci hai messo un guardian. Il guardian era la scelta giusta. Good. Bravo che hai messo i pesciolini. Però li hai messi fuori dall'acqua. È così, muoiono. Eh no, per me è poop. I silverfish, simpatico. Per il gioco di parole ti do un ok. Sa che arriviamo, se ci va bene, sesti. Se ci va bene. E bello il pesce, ma deve stare dentro l'acqua. Che cosa? No, mi rifiuto. Mi rifiuto. Cioè, io ho fatto una cosa gigantesca. Non ce l'ho fatta a finirla per quello. Era una buona idea. Era sicuramente una buona idea. I polipi. Ok. Dannazione, dobbiamo riprendere la mano. Facciamo schifo. Che cos'è questo? Sì, hai fatto un pesce, ma almeno potevi mettere l'acqua, giusto? Bello il pesce però, Molto bello. Gli do epico, gli do epico. Ci sta, Gigi. Ci stava, ci stava. Giusto, giusto, giusto. Però
Posso? Posso? Questo è un pesce, non è un acquario. Quindi siamo tornati un po' alla metodologia di quando io vincevo con una pixel art, giusto? Vedendo la sua faccia, direi proprio di sì. Troll face, va bene, va bene. Quello era un pesce, non era un acquario. Perché sennò non ci capiamo. Fare un acquario è estremamente complicato. Ciao, Bad. Ciao, Bad, tutto bene? Gravissima qua la situazione, gravissima. Insomma, mi sembra che qui nessuno voglia fare ste build battle, ragazzi. Che si fa? 6 di 16. One hour later. Cos'è questo sciopero delle build battle? Che si fa? Capisco che la votazione di prima fosse un po' fraudolenta. Che si fa? 12 di 16. Dobbiamo fare una giraffa. Oh, adesso sì, che prima no. Raga, fidatevi, non c'è verso di sbagliare. Stavolta vinciamo noi. Dunque, apriamo la nostra stella e trasformiamo intanto tutto quanto il pavimento. Fondamentale. Dopodiché facciamo un bell'albero qui. Molto bene, fidatevi che stavolta vinciamo noi. Ve lo dico. Perché facciamo l'albero qua? Perché mangerà la nostra giraffa da qui, vi torna? Facciamo più o meno il collo qua. Adesso ci serve solamente la struttura del corpo, Non badate, non badate. Ok, qui ci sarà più o meno il busto dunque. Ci saranno le cosce, probabilmente, che vanno giù fino allo zoccolo. Zoccolo che facciamo in clay. Bello in clay lo zoccolo, ci piace. E questa dovrebbe essere la prima gamba. Fidatevi che con la lana non me frega nessuno. Adesso dobbiamo emulare la coscia dall'altro lato, giustamente. È che c'è una coscia sola, altrimenti la nostra giraffa... no, potrebbe essere un problema altrimenti. Molto bene, molto bene. Nessuno andrà a controllare il minimo dettaglio. Adesso, fidatevi, l'importante è che sia tutta bellina e colorata. E per far ciò ovviamente serviranno altre cose, non vi preoccupate. Adesso facciamo anche le zampe davanti. La giraffa è bella lunga, che caspita. Poi sotto le diamo un minimo di stondatura, altrimenti che caspita, è un parallelepipedo. Dopo mettiamo tutti i dettagli neri, non vi preoccupate. Ci siamo, ci siamo, perché questo dovrebbe essere il collo lunghissimo e poderoso della giraffa. La faccia sarà il problema. Sì, la faccia sarà un gran problema. Sempre stato un problema la faccia. Buono, ci manca solo l'altra zampa qui. Abbiamo le quattro zampe. Dobbiamo fare una giraffa, Nessuno ha detto che dovevano essere 10.000 giraffe. Iniziamo a mettere dei pua in qua e là, no? Perché ce l'hanno le giraffe, ce l'hanno. 2 minuti di tempo a disposizione ancora, quindi più che sereni, ragazzi. Dobbiamo pensare al collo adesso. Il collo sarà la parte più complicata. Fondamentale, ve lo dico, sarà fare gli occhi. Gli occhi cambieranno tutto. Secondo me ci siamo già, comunque. Siamo a un buon punto. Sembra un po' un enorme cagnolone. Ok, sì, sembra un enorme cagnolone, ma secondo me vinciamo, ragazzi. Fidatevi di me. Allora, sembra un cagnolone gigantesco che sta cagando. Ma sai che gliela regalo? Gli regalo pure la cacca. Magari ci permetterà di vincere. Ok, magari metterei altri alberi. C'è il buon Mial, vediamo se funziona ancora come una volta. Penso di sì. Ok, molto bene. A questo punto direi di mettere dell'acqua da qualche parte. Tipo qua, ci mettiamo dell'acqua, fidatevi. I dettagli ci permetteranno di vincere la partita. Molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ragazzi, non so come potremo perdere, sincero. Sicuramente non da questo. Allora, il collo lungo qua non c'è. Se qualcuno deve sembrare un cane, sarà questo, non il mio. Ti posso dare un ok per essere in linea. Proseguiamo. Oddio. I denti noi non li abbiamo fatti. Non abbiamo fatto neanche le orecchie. Corna, perché ha le corna la giraffa, è vero. Ok, va bene. Proseguiamo. Forse invece del nero avrei dovuto usare un marrone più scuro. È vero. Era più idoneo. Questo qui sembra un grande insetto però, È un insettone. Ok, per quanto mi riguarda. Vedo tanti alberi. Non può esserci una giraffa, mi torna. Cosa... No, per me al massimo è ok, ma potremmo ancora vincere. Lui ha give upato, cioè ha fatto questo pillar, è salito in cima, si è lanciato di sotto. Sì, l'abbiamo perso così. Vediamo un po', qua abbiamo un ippopotamo, che cos'è? Io me la ricordavo ben diversa la giraffa, per me è poop, è terribile. Abbiamo fatto il lavoro migliore di tutti quanti, se non vinciamo noi è uno scam clamoroso e non gioco mai più. Cioè, che cos'è questa roba? Ma sono dei pistilli, ma no! Ma non è possibile. No, raga, ma questo è un cane. No, no, vabbè. Allora, se diranno anche del mio che è un cane, potrò capire. Ma questo lo è di più. Lo è di più. È per forza. Già più simpatico. Un minimo più proporzionato, ma... Non c'è paragone. Abbiamo fatto la giraffa più bella. Ma se ci scammano, impazzisco. Sul serio. Dai. È ovvio che il nostro dovrebbe prendere il leggendario. Sono pienamente d'accordo con voi. Questo sì, può sembrare un pochino più una giraffa, ma... Ok, dai. Eccoci qua. Dai, questa l'abbiamo vinta noi. Che caspita, ho fatto anche la cacchetta sotto. Magari non in legendary, però. Sono
sono arrivato ottavo. Questo è scam puro. È scam puro. Ma ragazzi, adesso nei commenti voglio sapere la vostra votazione di quelle robe. Ma di che caspita stiamo parlando? Vai, pineapple. Madonna, prendo da Google la base Knight. Siete scatenati addosso una guerra più grande di quella che potevate gestire. È finita. Maledetti. Per me ci siamo circa. Ok, circa così, eh. È una pixel art di Knight, un personaggino. Mi sembra di aver capito che tanto tutti stanno a lavorare in questa maniera, no? No, 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 gravissimo. No, questa cosa non avrei dovuto vederla. No, come abbiamo raggiunto il limite? No, gravissimo. Non posso fare la parte finale. Visto che non c'è questo nella pixel art originale, ma ce lo voglio mettere io. È lo scudo, no? Shield. Almeno lo rappresentiamo a modino. Come se stesse reggendo lo scudo. Non so se mi sono spiegato. 10 secondi per chiuderla. Tranquilli che la clacciamo. Molto bene, molto bene. Non siamo riusciti a finire la parte superiore. Ma tipo sicuramente è meglio di questo, no? Come potremmo arrivare dopo di questo? Cioè, non è completato. Un tempo prendevi super poop se non era completato. Minimo indispensabile. Sicuramente carino. Ti do un good, ma non ti aspettare chissà cosa. Comunque è piccolino, no? È piccolino. Ti torna? Piccolino. Lui ha messo 2 ghast sospesi. 3 ghast. Un omino, vabbè, è spiattellato un omino. Per me è ok. Cioè, che hai fatto? È una build battle. Dai. E qui non sono riuscito a finire l'omino nemmeno io. Voi direte, non è completato. Ma sopra è tagliato perché non c'è più spazio. E questo è molto carino. Questo, per esempio, per quanto mi riguarda, è un'idea interessante per quanto semplice. Good. Oh mio Dio. Questo a me non piace. Cioè, non mi piace per niente. Che cos'è questa cosa, perdonami? È la faccia di un cane. Ma no, ma è poop. Già meglio. L'ho fatto un po' più grande. Cotta di maglia realizzata con... cos'è questo? Andesite? Boh. Carino comunque, good. Incredibile. Con quella cagata siamo arrivati terzi però. Capite? Non so se mi sono spiegato. Cioè, ho spiattellato una pixel art. Siamo arrivati terzi. Prima ho fatto una giraffa che era molto più giraffa delle altre cose che abbiamo visto. Dai, che facciamo l'ultima. Eh no, mi sa di no. Salutiamo Full Damn Jay, che mi chiede se sto registrando. Andiamo, dai. Votami bene almeno. Vota serio. Elicottero, clown, sole, formica, chitarra. Dai, formica. Formica, facciamo un baccarozzo gigantesco. Clown, bene, forse ci si addice. Beh, sicuramente potremmo rappresentare una festa tipo in un giardino. Quindi, iniziamo da un gazebo, velocemente, eh. Un gazebo proprio facile, facile. Oddio, sembrano i colori della Giamaica, però va bene lo stesso. Visto che a tutti mi sembrano piacere le pixel art, facciamo la pixel art di un bel clown. Va bene, le gambine sono avvolte dal pantalone. Adesso colleghiamo il tutto. Queste sono le sue gambotte. Potremmo fare il bacino stretto, che è buffo. La giacchettina sopra però c'ha i dettagli viola, eh. Queste sarebbero le braccia, in teoria, quindi la parte superiore. Questo in teoria sarebbe un palloncino, ma lui ne ha più di uno, giusto? Quindi li colleghiamo in questo modo. Non vedo come potremmo perdere, giuro. Cioè, non vedo proprio un modo. Questo è il collo. Mo facciamo la faccia. Oddio, non volevo esagerare col quarzo per la faccia, ma vi direi di sì perché c'ha il cerone. Un po' creepy deve essere, se no ci servirebbe del rosa, che dovrebbe essere pink. È la prova contraria. Per la guanciotta qua. E adesso gli andiamo a fare quelli che sarebbero i suoi capelli, in teoria. Non vedo come potremo perdere questa partita, sincero. Non mettendo il braccio, ecco come potremo perdere. Se non metti il braccio potresti perdere. Dai, ragazzi, giuro, se non vinciamo adesso, non vinciamo mai più, mai più. Io, che cosa... non sto capendo, se non vinciamo questa, ragazzi, impazzisco, eh. Lui ha fatto il palloncino e il clown in pixel art. Sicuramente carino, ma... cioè, non c'è paragone attualmente. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Questo che caspita è, l'omino della Michelin? No, no, per me è super poop. Stetti, voto leggendario. Il mio lo è veramente. Mio lo è veramente. Questo che cos'è, scusatemi? Ma non è un clown, al massimo sembra un orso seduto. Ma che cosa? No. Va bene. Una bambina al massimo, non è un clown. Hai sbagliato il compito. Ti do ok, ma hai sbagliato il compito. Già meglio. Simpatico. Che figata. Questo è molto figo. Questo è molto figo. Ce la giochiamo con questo, ve lo dico. Speriamo di prendere noi leggendario, raga. Non accade da tanto tempo. Sarebbe leggendario, ma cosa ve lo dico a fare? Questo? Sei un clown? Tu che l'hai fatto? No, per me è poop. No, non esiste, ragazzi. Non può vincere. Non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio.
No, non sarò magnanimo. Esatto, fa schifo. Esatto, è vero. Meno male, cioè, capisci? Cioè, questa è arte. Questo se non mi danno leggendario impazzisco. Dai. Siamo arrivati terzi. Almeno secondo però. Godo che ti è esplosa. Godo. Non te lo meritavi di vincere, dai. Invece sì, era molto figo. Era molto figo. Cari amici, vincere le build battle è veramente complicato. Però mi ha fatto venire in mente un'idea per una serie. Potremmo creare proprio una serie dove costruisco e basta dalla mia mente, con tutta a disposizione ovviamente la game mod. Mi raccomando, tanti pollici in su, commentate, schiacciate la campanellina, fatemi sapere di questa idea. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sapete tutto. Era serio, eh? Non stavo scherzando. Comunque faremo una serie pure con Lollo. Ci divertiremo.